dietro di Agüero, il primo tempo di Anzanello, deve forzare. Attenzione ora, cambio palla per Bergamo. Sarà Anzanello, Merlo, Lo Bianco, Serena Ottolani, il suo attacco, le mani del muro, la palla che se ne va, 19° punto per la Norda Foppa Pedretti che sta spingendo. Sì, sceglie la sovrapposizione della veloce dietro spostata con Calloni che si muove bene, però purtroppo l'imposto 4. Auri Cruz si fa usare in maniera chirurgica da Serena Ottolani che ora è determinata a fracassare le dita l'imposto 4. Negrini, Berg. Attacco di Auri Cruz, la sua giocata perfetta come al solito, punto 1-19, ancora parità. Ci vuole più qualità al servizio, magari anche una battuta tattica ora per togliere dalla ricezione la Cruz, un buon colpo corto in posto 4 perché deve agevolare questa coppia muro che veramente ha il compito più arduo e difficile. Attenzione, Agüero batte in salto, corta. Dai al servizio Piccinini, Lo Bianco, Serena Ottolani, si giocano molti palloni, vale, buona. Su Serena Ottolani che sta... Palla è buona, rispondendo così con grandi prestazioni. Sì, rivediamo proprio Calloni alla fine, passa postato, lascia comunque questa traiettoria, non c'è nessuno che va proprio in questa direzione, mezzo al muro alto, bravissima Serena Ottolani. Ancora con Lo Bianco, poi l'attacco di Auri Cruz, questa volta è il muro di Valentina Righetti. Valentina Righetti stampa giù il muro, una francobollata fondamentale che affonda questo attacco chiuso in mezzo al muro, capacità di gestione aerea della Pische, super Pische, e a scatola chiusa sapete che tutti i tifosi di Bergamo comprano solo a Righetti. Da una murata importante, importante. Siamo 21-19, ora Berg deve avere il cuore impavido di cambiare qualcosa nella sua distribuzione. Ma attenzione perché anche le schiacciatrici devono dare qualità al colpo. Sappiamo che ora è cambiata la linea, abbiamo Serena Ottolani davanti. Basileva si eleva bene, però è un buon obiettivo anche lei a muro. Vediamo ora Berg cosa sceglierà con Agüero bassa come rendimento. Lo Bianco, Negrini, Berg, Tai Agüero, il suo attacco, il muro, Cruz, Berg ancora per Tai Agüero, il nuovo attacco, il muro di Valentina Righetti. Basileva 22-19, 22-19. Basileva si va con un poca rincorsa da parte dell'Agüero, ridà la palla, vuol forzare ancora sull'Agüero, è una sua caratteristica, la Righetti lo sa, incrocia, si avvicina comunque alla Basileva che mette le mani sulla diagonale, il colpo dell'Agüero, stampatona fondamentale, attenzione, guardate lo schema a muro di Bergamo. Ora con Auri Cruz, la pipe di Megan Hodge, il difesa. Salvataggio di Piccinini, Merlo. Basileva, il suo attacco, Cardullo che difesa, Berg, Auri Cruz prova ancora a attaccare questo pallone, la palla è out, il punto numero 23 per la Norda Foppa Pedretti. Attenzione, attenzione, adesso diventa dura per Villa, diventa molto dura per Villa che comunque ci deve credere, cambiare palla immediatamente, grande scelta del tempo di salto muro per Bergamo, palla fuori direttamente, Leo Lo Bianco ha un pallone che scotta in mano. Ancora Cruz, problemi, Berg, problemi anche per Berg, Auri Cruz il suo attacco, Merlo che mondo difesa mio, lo Merlo. Con Lo Bianco, Basileva prova a rimandare di là, non ce la fa, arriva il punto numero 20 per la formazione di Villa Cortese, rientra la rondonna ad alzare il muro con Auri Cruz che se ne va invece alla battuta. Attenzione perché ora ci sarà il cambio palla, punto fondamentale per Bergamo, abbiamo ottime possibilità ora per tutte quante le schiacciatrici. Attenzione l'Ortolani, Auri Cruz 23-20, Merlo, Lo Bianco, l'attacco di Serena Ottolani e vincete 24-20, ad un passo dall'ottavo scudetto Bergamo. Attenzione, 4 match point per portarsi a casa il 66° scudetto. Berg al posto di Rondone, intanto l'ottavo per lo scudetto, ora devo lottare per questo cambio palla, l'ultimo e il più importante per ancora crederci e per non mollare mai. Basileva, sentite il pubblico, Elisa Basileva al suo servizio, Cardullo, Berg, l'attacco di Megan Hodge, la palla buona, punto Maurizio, Merlo alza in bagger,
Francesca Piccinini, il suo attacco è vincente, lo scudetto numero 8 per la Norda Fappa Pedretti Bergamo. Che partita! Mamma mia, che partita! La capitana di mille battaglie, si va a prendere non solo l'ottavo scudetto ma il suo quarto personale. Mamma la capitana mia. Va a risolvere il match, ma una grande partita, onore ovviamente a Villa Cortese, grande, grande stagione, grande prestazione, ma questa è stata Bergamo, ha spinto in più dal Bergamo, secondo set in poi. Veramente le schiacciatrici di Bergamo sono state grandiose, hanno creduto, il muro di Bergamo è cresciuto piano dopo palla dopo palla, piano piano credendo, la difesa ha dato la possibilità di rigiocare. Leo Lobianco ha vinto nettamente il duello con Berg, imprecise in distribuzione nei momenti caldi importanti, le ovviamente schiacciatrici, il triangolo nero comunque per una Villa Cortese che è arrivata qui a giocarsi tutte le palle. Premiazione per alzare questo trofeo, c'è il presidente Magri, il presidente della Lega Mauro Fabris, eccolo qui. Le ragazze, Caglia, nel 150esimo dell'Unità d'Italia, uno scudetto pesante che vale moltissimo per Bergamo, che mancava da un po' al tricolore. Lucky! Maurizio, è veramente una festa di tutta la pallavolo nazionale. Ci abbiamo ovviamente adesso tutto questo staff di ragazzi che ci hanno creduto, che ci hanno ovviamente spinto a commentare delle fasi di gioco che rimarranno negli annali della storia della pallavolo, perché questa è veramente una finale scudetto davanti a 8.000 persone. Qui sono confluite civiltà, razze, pallavolisti, pallavoliste, giocatori, raccatapalle, e ringraziamo tutte quante comunque le ragazze che sono qui e stanno guardando questo spettacolo. Guardatele, il sorriso dell'atleta, spettacolare. Le medaglie prima di alzare la coppa ovviamente di questo ottavo scudetto per Leo Lobianco, è il secondo scudetto come per Serena Ortolani, il quarto invece per Francesca Piccinini, un quarto scudetto importante, l'avete sentita proprio al termine del match, le lacrime, l'emozione di Davide Mazzanti al suo primo scudetto, era per lui un esordio nella finale scudetto, eccolo qui premiato proprio da Carlo Magri, dal presidente della Federazione Italiana Pallavolo. E Mazzante sa che ha lavorato per tanti anni nel Club Italia proprio con delle ragazze giovani, e questo spirito giovane è lo spirito che comunque ha gratificato le frecce tricolori, le ragazze della Nazionale Italiana di Barbolini, che hanno dato comunque questo tipo di messaggio molto forte in finale, dove 4 su 6 erano italiane, con comunque la Vasileva che è arrivata a dare un'ottima mano alla Bosetti. E non era facile, non era assolutamente facile per la no, assolutamente no, assolutamente no. D'altro canto comunque la Villa Carnaghi ha risposto con la coppia più forte a muro. Grandissima comunque questa sfida. Beh, però grande onore comunque a Sara Anzanello e Raffaella Galloni. Sì, grandissimo in questo playoff, grandissimo in tutto il campionato. Ma grandi anche in questa serata Larrighetti e Giuliana Nucu. Sì, percentuali incredibili. Ecco il canto liberatorio. Ma il rovescio della medaglia sta anche nelle lacrime delle sconfitte. E dalla sconfitta comunque si trova ovviamente la forza di poter reagire. Villa Cortese ha dato comunque tutto quanto quello che poteva dare. Alla fin fine, purtroppo, come abbiamo detto, uno dei vertici, un vertice comunque senza colpevolizzarlo perché ha giocato in difesa una partita memorabile, la Guerra non è riuscita comunque ecco a dare quello spunto. Ecco la coppa della 66esima, lo scudetto numero 66. Francesca Piccinini e le ragazze, eccola, di Davide Mazzanti si vanno a prendere l'ottavo scudetto di questa stagione, una stagione fantastica, l'abbiamo detta, su Rai Sport, vissuta con tanta passione da parte nostra, da parte di tutto il pubblico, da parte di tutte le squadre. Lucky, i sorrisi più belli d'Italia, Maurizio, e consentimi di ringraziare tutto lo staff di produzione, quelle persone che stanno sempre dietro, che vi danno queste immagini, che coordinano, dai registi che sono avvicendati, dai microfonisti che mi hanno sopportato. E volevo anche ringraziarti, caro Maurizio, di aver sopportato